Palermo chiama, Abruzzo risponde, non una mera commemorazione di Giovanni Falcone, ma la celebrazione di tutte le persone che danno la vita per lo Stato e soprattutto l'occasione per coinvolgere i più giovani, i ragazzi, ad una chiamata attiva, l'invito a farsi testimonial di legalità, portatori sani di valori. I valori sono quelli che ispirano il premio Borsellino arrivato alla 32esima edizione. Gli appuntamenti che si svolgono in diverse località dell'Abruzzo sono stati presentati oggi in questura a Pescara. Il 23 maggio del 92 e il 19 luglio successivo sono morti dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte. Nel 93 sono stati colpiti, uccisi cittadini a Firenze, una bambina, a Milano dei vigili del fuoco. Ecco, questa era il massimo attacco di Cosa Nostra. Come fare con questi attacchi a riportare, a trasmettere ai giovani, a chi magari non è nemmeno nato? Lo facciamo attraverso un incontro dei professori, dei docenti con le scuole, trasmettendo quel messaggio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Spiegare, come diceva Paolo Borsellino, ai ragazzi di preferire il fresco profumo di libertà rispetto al puzzo del compromesso, spiegare ai ragazzi quello che diceva Giovanni Falcone, che gli uomini passano ma le idee possono camminare sulle gambe di altri uomini. Questo fa il premio Borsellino. La cittadinanza, la comunità di Pescara e i pescaresi sono al nostro fianco e noi saremo con loro sempre. Si è parlato molto del coinvolgimento dei giovani in questo incontro. Quanto ritiene importante questa abitudine alla legalità? È fondamentale, perché il rinnovato impegno nostro deve essere deve dare la possibilità a questi ragazzi di comprendere che cos'è il percorso della legalità, che cos'è un percorso che consenta a tutti di avere quante più informazioni possibili su quello che è successo e su quello che non deve accadere mai più. Appuntamento al 23 maggio a Pescara, L'Aquila e Teramo e a Tortoreto il 24 maggio.